Ciao amici, mi trovo a Perugia al Festival del Giornalismo, mi trovo praticamente alle famose scalette del centro di Perugia in piazza 4 Novembre, sono qui con una iena, Dino Giarrusso, e abbiamo partecipato ad un incontro molto interessante dove Dino ha parlato dello Yemen. Perché se ne parla così poco, addirittura non se ne parla del conflitto e di quello che sta succedendo in Yemen, ma soprattutto cosa succede? L'Italia ci entra in qualche modo in questa guerra? Qual è la situazione? Perché se ne parla poco? Ho fatto due domande. Perché se ne parla poco? Diciamo che mi sono fatto un'idea, sarebbe bene chiederle a chi non ne ha parlato, visto che io sono dei pochi che ne ha parlato. Devo dire, iniziando a studiare questa vicenda, cioè la guerra in Yemen e ciò che ad essa è legato, e nel caso dell'Italia, se vogliamo anticipare la seconda domanda che mi hai fatto, parliamo di traffico, di vendita di armi, non traffico, nel senso che una vendita apparentemente legale. Se ne parla poco, io credo, per due ragioni. La prima è una ragione di interesse economico diretto, del fatto che chi sta promuovendo questa guerra, i protagonisti attivi di questa guerra, hanno partnership commerciali molto molto importanti con paesi europei e non soltanto europei, con l'Italia, con l'Inghilterra, con la Germania, con la Francia e con gli Stati Uniti, soprattutto con questi paesi, e quindi c'è un interesse a minimizzare una delle situazioni più gravi, più drammatiche, se non la più grave, che c'è in questo momento in tutto il mondo. Cioè, attualmente la situazione dello Yemen è drammatica come poche altre, forse come nessun'altra al mondo, ok? E invece si tende a parlarne poco e niente. E questo io credo che possa avere fondamentalmente una ragione di interesse diretto, cioè far irritare un partner commerciale importante come l'Arabia Saudita, che di questa guerra è protagonista attivo, è il protagonista attivo più importante, per essere più chiari. Poi c'è anche il fatto che le vittime, fra virgolette, cioè il popolo yemenita, è distante. Come mai abbiamo tutti visto i bambini uccisi dal gas in Siria l'altro ieri, e invece nessuno ha mostrato le decine di bambini che vengono uccisi dai bombardamenti in Yemen? Perché evidentemente quella è una cosa più scomoda, io credo, da mostrare, e perché ci sono meno poteri che parteggiano per le vittime in quel caso. La seconda domanda è, mi dicevi, riguarda il ruolo dell'Italia. Semplicissimo, il ruolo dell'Italia, e io diciamo l'ho scoperto facendo questa inchiesta, perché non avevo una contezza assolutamente, nemmeno io, visto che se ne parla poco, di cosa fosse la guerra in Yemen e di quale fosse il ruolo del nostro paese. L'Italia esporta armi in barba alla legge numero 185 del 1990, lo abbiamo dimostrato, che vengono usate per la guerra Yemen. Lo abbiamo dimostrato perché delle bombe inesplose sono state trovate, fotografate, e i numeri di telaio rivelano in maniera incontrovertibile che si tratta di bombe prodotte in Italia, in particolare in quel caso in Sardegna, in una fabbrica che si trova in Sardegna, alla Domus Novas, la fabbrica si chiama RVM Italia. Una legge italiana lo proibirebbe, la legge 185 del 90. Invito tutti a andare a vedere i ben 5 servizi che ho dedicato alle Iene, che trovate sul sito, alla guerra Yemen, perché abbiamo chiesto più volte al ministro, allora ministro degli esteri Gentiloni, e alla ministra della difesa, che è tuttora ministro della difesa, Pinotti, per quale ragione non rispettiamo una legge della Repubblica Italiana. La legge 185 del 90 dice letteralmente che l'Italia non può autorizzare esportazione di armi verso paesi in conflitto armato senza autorizzazione dell'ONU, verso paesi che non rispettano pienamente i diritti umani, verso paesi i cui principi confliggono con i principi fondamentali della Costituzione italiana. Nel caso dell'Arabia Saudita tutte e tre queste occorrenze vi sono, e in un conflitto armato, appunto quello, il conflitto, la guerra in Yemen, che non è autorizzato dall'ONU, anzi è stato condannato da Ban Ki-moon e dall'Organizzazione Generale delle Nazioni Unite, è un paese che non rispetta pienamente i diritti umani, in particolare i diritti delle donne, è un paese che i cui principi confliggono apertamente con i principi della Costituzione italiana, è un paese confessionale, è un paese appunto dove i diritti non sono uguali per tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Ricordiamo i primi 12
articoli della Costituzione, i principi fondamentali della nostra Costituzione. Per quale ragione dunque l'Italia vende le armi a questo paese senza che si sia pronunciato il Parlamento in materia? È, a mio parere, un'aperta violazione di una legge della Repubblica Italiana, ed è una violazione che non fa un semplice cittadino, ma che fa il governo, perché nel momento in cui il governo autorizza la vendita di armi a questo paese, e non è l'unico peraltro a cui vendiamo armi in barba alla legge 185, stiamo parlando della guerra Yemen, ma vendiamo anche armi per esempio anche al Turkmenistan che non rispetta i diritti umani, eccetera eccetera, ma parliamo, focalizziamoci su quello, è incredibile che non vi sia una risposta chiara e soprattutto che non vi sia una presa di responsabilità da parte del governo. C'era stato, diciamo, quando abbiamo iniziato a occuparci di questo c'era il governo Renzi, oggi c'è il governo Gentiloni, e rispetto a questa che per me è un'autentica neanche aggirare la legge, è proprio violarla. C'è un tribunale di Brescia che ha aperto un'inchiesta su questo, il ministro Pinotti aveva detto che si trattava di vendite autorizzate dalla Germania, è stato smentito dal Parlamento e dal governo tedesco, e anche questa cosa qui è rimasta un po' ignorata. Non è stata ripresa, secondo me, con la dovuta attenzione, perché è una cosa abbastanza clamorosa. Sicuramente anche l'Italia ha i suoi giusti e legittimi interessi ad avere ottimi rapporti con l'Arabia Saudita, che è un grande partner commerciale del nostro paese, che è in crisi economica e quindi, come dire, si giova certamente di denaro di un paese molto ricco come quello dell'Arabia Saudita, ma questo non può mai, a mio parere, non può mai travalicare quella che è la legge del nostro paese, o invece può farlo. Oppure vogliamo cambiare la legge? Si può anche cambiare una legge, ma si deve cambiare prima di fare qualcosa che ne va in contrasto. A me mi pare che si sta infrangendo senza che questo desti il sufficiente scalpore. Mi sembra una cosa che avviene alla luce del sole, e quindi mi stupisce che se ne parli così poco e in maniera così superficiale. Prima hai detto che hai realizzato 5 servizi appunto per le Iene. Sì, un'inchiesta. Diciamo, puntate. E dato che se ne parla così poco, una domanda così, ce ne saranno altri di questi servizi, ti occuperai ancora? Allora, io mi vorrei occupare ancora, chiaramente per come è fatto le Iene, per il tipo di programma che è un programma che torna su un argomento solo se vi sono novità. La cosa drammatica è stata che in Yemen ci sono state purtroppo novità, escalation, nuovi bombardamenti, nuove vittime, l'interrogazione appunto del Parlamento tedesco in merito, nuove prese di posizione, risposte evasive da parte del ministro Gentiloni a interrogazioni parlamentari del Parlamento italiano, in particolare della Camera dei Deputati. Cioè, diciamo che io me ne vorrei rioccupare raccontandovi eventuali evoluzioni della situazione. È una cosa che sto tenendo d'occhio. Mi piacerebbe moltissimo andare in Yemen, non mi è stato possibile perché dovevo andare e poi sono stato stoppato dall'ambasciata perché ero stato in Israele. E non si può andare in Yemen se sei stato in Israele negli ultimi tot anni, ci sono delle leggi molto ferree lì, quindi è anche molto complicato recarsi lì, poi muoversi lì. Stiamo parlando di uno dei paesi del mondo dove è più difficile vivere, dove è più difficile bere dell'acqua potabile, spostarsi, muoversi, avere un minimo di assistenza sanitaria, avere cibo non contaminato, insomma è tornato il colera, è un paese veramente allo stremo. Quindi mi piacerebbe moltissimo continuare a occuparmene, naturalmente raccontando al nostro pubblico novità e come dire, e l'evolversi di una situazione, non rifacendo una somma dei vecchi servizi che ho già proposto al pubblico. Grazie mille Dino per questa fondamentale testimonianza, ti seguiremo e speriamo appunto di poter saperne anche di più, e che magari non sia l'unica testimonianza. Sarebbe bello che ci fossero novità positive, diciamo. La vedo difficile, ma è quello che mi piacerebbe raccontarci. Grazie mille. Grazie a voi.